Ehi, ma che fa? Lascia la macchina in mezzo alla strada. Io devo costituirmi. Ho ucciso mia moglie. Chiamami subito. Dunque, Carlo Brini, professione fotografo, anni 33, legato, esatto? Sì. Da quanto tempo eravate sposati? Era appena un anno e mezzo che... Sia più preciso, per favore. In che anno? Ah, nel 70. 4 anni fa? Sì, sì, volevo dire che era appena un anno e mezzo che eravamo sposati quando io partii per l'Indonesia. Ma andò lì per lavoro? Sì, avevo avuto da un grande editore l'incarico di fare un libro su Bali. Era la prima volta che partivo per l'Oriente. E partì da solo. Sua moglie non venne con lei? No, no. Ma mi avrebbe raggiunto più tardi. Eravamo abituati a questi distacchi. Ero libero di lavorare per conto mio, come volevo e dove volevo. Bali era un'isola di cui avevo sempre sentito parlare e che mi interessava fotografare. Senta, non mi racconti dei suoi problemi di lavoro. Avanti. Perché ha ucciso sua moglie? Io sto cercando di mettere ordine alle mie idee e non potrei dire quello che a lei interessa se non mi lascia cominciare da lì proprio. Di Bali non mi interessava soltanto l'aspetto esteriore, quello che avevo sempre visto fotografare. Paesaggi incantevoli, un'umanità libera da inibizioni occidentali. Io cercavo qualcosa di più nascosto. Volevo fotografare l'anima di quell'isola. L'anima. Ehi! Scoprite il cadavere, via quelle tavole, su! Vieni qui a tradurre, spiegagli che devono scoprirlo. Devono tirare fuori quel corpo prima che il fuoco se lo mangi. No, non lo faranno mai. Ma io quel morto l'ho comprato. Vi sarete capiti male, qui non vendono morti. E che mettiamo nel libro? Una cremazione senza cadavere?
Per i balinesi questo è un rituale sacro, molto più importante delle tue fotografie. Ah, sempre pronto a far predica tu. Vedrai, quanto scommetti che riesco a fotografarlo lo stesso? Non avvicinarti troppo al fuoco, rischi di fondere l'obiettivo. Meno scrupoli tu, eh? Senti, se non ti vado bene, perché non ti trovi un altro aiuto? Sì, come se fosse facile, eh? Vali. E tu che vuoi da me? Là, le ossa da rosicchiare, stanno là. Era da poco che ci conoscevamo, ma una cosa ormai era già chiara. Il rispetto che Glenn aveva per i riti e la magia per me era irritante. In lui poi, la cosa che mi faceva più rabbia era che ci credeva, veramente, senza ironia. Per questo appena potevo io cercavo di prenderlo in giro, di ferirlo. Tutte le sere la stessa lagna. Ma quello non cambia mai programma. Al massimo, qualche volta cambia le silhouette. Ma che senso ha sostituire le marionette? Un'ombra è sempre un'ombra. Dipende dallo spirito con cui le muovi. Sarà, ma la litania è la stessa. Forse riuscirò ad avere delle antiche maschere dal centro Giada. Oh, di, ma non pretenderai di andare a cercarle fino a su? Il vescovo De Jong ha promesso che me le porterà lui. Come? Proprio De Jong? Ma si va dicendo che sei uno scandalo con le tue balinesi. Adesso ha cambiato tattica con me. Si è messo in testa di convertirmi e di riportarmi alla comunità cristiana. Ah, un cristiano con due mogli. Dovrei lasciarne una. Buonanotte, andiamo. Beh, sì, anch'io mi ero scelto una donna, ma non era una vera moglie. Glimuk. Per me era una ragazza come tante altre, una cameriera con la quale si va a letto. Ma Daria. La ricordavo sempre, cominciavo a desiderarla, ad aspettare il suo arrivo. Le avevo telegrafato. Pensavo che arrivasse da un momento all'altro. Carl, senti molto la sua mancanza. Che cosa farò io quando lei arriverà? Resterai con me. E pensi che sarà possibile? Ma sì, Glimuk. E poi non credo che verrà. In ogni caso, tra noi due non può cambiare niente. Tutto rimarrà come adesso, vero? Tra una settimana o due dovremmo aver finito. Manca solo il capitolo su Kanagasem. Ma quando si decide a Gung a darci il permesso per andare laggiù? Gliel'ho già chiesto tre volte. Tornerò ad insistere. Ci vuole un po' di pazienza. Ma per me, eri tu che ci tenevi. Quante ce ne sono, però? Vieni. Su. No.
Devo ammettere che è abbastanza strano. Te l'avevo detto. Vieni, ce ne sono anche di qua. E si comportano come se fossero le padrone di casa. Sembrano irrequiete oggi. No, non mi pare. Tieni. Senti, che sei strambo, lo sapevo. Ma ora vieni anche a raccontarmi di scimmie tenute tutte insieme in un tempio dalla volontà degli dèi. Sei così, non tremi al pensiero di offendere le divinità di Bali portandomi là a fotografarle? Beh, al tuo sarcasmo ormai ci sono abituato. E tu saresti uno studioso? Ma chi ti dice che non si raggruppano là per qualche altra ragione? Non lo escludo. Ma come spieghi che abbiano scelto proprio quel posto? Senti, se non ci sono scimmie in altri luoghi dell'isola, è molto probabile che trovano in quel tempio il clima giusto. O forse il tipo di vegetazione più adatto. Insomma, i motivi soprannaturali tu non li ammetti. Scimmie sacre in collegamento con gli dèi. Per i balinesi passi, ma tu come puoi credere? I loro dèi si manifestano, mentre il nostro dio dov'è? Silenzio, assoluto silenzio. A proposito di silenzio, lo sai che il bramino Tillema ha deciso di non rivolgere più la parola a nessuno? Quando l'hai saputo? Stamane, mutismo volontario. I suoi familiari sono convinti che si sta preparando una santa morte. Così, quei vostri misteriosi colloqui sono finiti. O pensi che a te risponderà? Stampate il 29. Tra qualche giorno arriveranno le prime bozze del nostro libro. Sono sicuro che sta venendo molto bene. Tu che ne pensi? L'editore dovrebbe fare salti di gioia. Ma dove vai? Ehi, Glenn! Sì? Una donna in condizioni disperate, la portiamo all'ospedale. Lei viene? Adesso arrivo. E allora? Io lo seguì. Non davo peso a questa storia del bramino che, chiuso nel silenzio, dà appuntamento alla morte di quest'altro che ci crede. Mi sembravano balle. E poi ero preoccupato per il libro. Volevo cercare di distrarlo da certe ossessioni, da certi pensieri che a lungo andare ci avrebbero danneggiato. Hai cominciato un'altra, Dilemma. Proprio ora che stai per morire. Forse non farai in tempo a finirla. Lo so, il tuo silenzio è voluto dagli dèi perché tu possa concentrarti, prepararti alla morte. Ma la loro volontà non mi riguarda, capisci? Non mi coinvolgi in questa tua magia. A me devi rispondere. Un gesto, una parola. Dammi cosa t'aspetti. Glenn, che fai? Ma che ti prende? Smettila! Se questa figura rappresenta il mio destino, non ti illudere di scolpirla per me. Io la rifiuto, Dilem. Lo sai che un tempo chi toccava un bramino le mani gliele tagliavano? Oggi basta purificarle. E tu saresti capace anche di questo. Questa infatuazione per l'induismo ti fa rischiare il ridicolo. Rischio molto di più. Lei mi sta raccontando una storia di superstizione, una storia di magia. E poi non vedo proprio cosa c'entri sua moglie, che nemmeno era arrivata. Commissario, è importante che io le spieghi che cosa avrebbe trovato Daria a Bali. La magia c'entra. È dalla magia che Daria è rimasta coinvolta. E forse è per magia che io oggi ho fatto quello che ho fatto. Su, scopri, facci vedere la faccia. Non si può. Mi fa l'ospedale alla portata. L'autoambulanza. Forse si salverà. Allora, evviva. Speriamo. Seguiamola, perché andiamo a casa mia? Sì, sì, sono loro, scatta. No, gira dall'altro lato. State un momento. Ma una. E allora? L'abbiamo mandata all'ospedale San Giovanni, è in coma. Appena sai qualcosa fammelo sapere. Va bene. Non ho niente da dirvi adesso. Dopo, dopo. Ma no, non mi sembra drogato. Sempre così,
sopra, signor commissario. Venga. Tu aspetta giù. Erano 3 anni che non la vedevo. Poi, improvvisamente, 3-4 giorni fa, la incontrai, era bellissima, era lei. Volevo che non mi lasciasse più. Come? 3 anni che non la vedeva? Allora, dall'epoca di Bali? Sì, era da allora, da Bali. Ricordo il giorno del suo arrivo. Splendide. Mi scusi, potrei avere un taxi? Ma sembra la moglie di Carlo. Quella signora. Daria? Ma sì, non credo di sbagliare. Tu devi essere Daria. Ho visto tante tue fotografie. Non sapevamo nulla del tuo arrivo. Io sono Glenn, lavoro con tuo marito. Ah, sì, mi ha scritto spesso di te. Ma lui dov'è? È in giro a far fotografie. Torna stasera. 3 giorni fa gli ho mandato un telegramma. Sai, qui i telegrammi. Scusa, ti presento Brigitte De Jong. Ha fatto buon viaggio. E suo padre, il vescovo anglicano in Indonesia. Benvenuto. Irsak, vieni, è arrivata la moglie di Carlo. Questa è Irsak. Scusa, fa venire la macchina qui davanti. Vi dispiace di accompagnare voi, Daria? Io mi occupo dei suoi bagagli. Certo. E vi volentieri. Raggiungo immediatamente. Prego. Grazie. Kemari! Chi è quella ragazza? Ah, sta con Glenn, è sua moglie. Almeno così pensa lei. Sa, qui non è difficile trovarsi una ragazza e viverci insieme. Suo marito l'aspettava con impazienza. Sarà molto contento della sorpresa. Quella che forse sarà meno contenta è Glimuk. È balinese anche lei. E queste indigene per gli europei sono comode, fanno tutto in casa. Ecco la sua. Grazie, signora. Arrivederci. Le altre valigie le manderanno oggi a Ubud. È il villaggio dove abitiamo. È un po' lontano, quasi al centro dell'isola. Suppongo che Brigitte non avrà risparmiato le sue malignità su Irsak. Ci siamo sposati 6 mesi fa, con il rito balinese. Beh, è naturale. Per la figlia di un vescovo un matrimonio del genere è provocatorio. Il fatto è che di mogli ne ho 2. È questo che li scandalizza. Ma qui, sai, la poligamia è una regola di vita. Siamo qui. Irsak ti accompagnerà. Io passo un momento da Tillem. Fa visitare il campo Ngadaria. E avvisa Glimuk di starle lontana, finché Carlo non ritorna. Le tue valigie le ho fatte portare su, se vuoi cambiarti. Questo è Bajar.
Entra, entra pure se vuoi. Qui dormiamo noi. Noi chi? Bajar e io. E lassù dorme Glenn. Sei Glimuk? Sì. Piace, Glimuk. Lo so, ti avevo detto che non sarebbe cambiato niente e invece cambia tutto. Devi tornare al tuo villaggio. È meglio, credi. Aspetta, ti accompagniamo noi. Anche perché devi prendere la tua roba, no? Mi vesto e andiamo. Carlo? Carlo? Che altro c'è? Senti, non c'è nessuna fretta ad andare via. Facciamo un bagno. Ora, ma non è il caso. Perché? Di che ti preoccupi? Lei può aspettare. Ci sono i day off. Salve. Va bene. Portaci due dry martini. Scusa, li saluto un attimo. Come va, reverendo?
Salamandala. A Pacabar. Ciao. Scusate. Che barba quei due. Ma il posto è bello. Sai, in quest'isola. Ti piace? Sembra un po' una stonatura. Grazie. Prima che sì. Francamente, se non c'era questo posto, io morivo di nostalgia. C'è qualche motivo per cui Glenn si rifiuta di venirci? A lui non piacciono i posti per turisti. Che carattere introverso. A me è utile. Conosce l'isola come nessuno. Viveva a Bali quando l'ho scovato. Non voleva saperne di lavorare con me. Al libro non ci credeva, ce n'è voluto per convincerlo. Che faceva nell'isola? Niente, sai, qui basta poco per non morire di fame. E la morte non te ne ha parlato. L'ha vista con gli occhi, Glenn. L'hai saputo da lui? Una storia di alcuni anni fa, ai tempi di Cambridge. Proprio l'anno in cui stava per laurearsi. Un tentativo di farla finita. Per fortuna è andato a vuoto. Motivi piuttosto confusi, direi. Su questo è stato un po' evasivo anche con me. Ma ora si è ripreso. Una volta sbarcato qui ha ritrovato il gusto per la vita. Basta guardare come si è inserito in questo posto, attaccato alle sue due mogli, alla famiglia. Si è perfino messo a lavorare. Come etnologo è molto bravo, sai. E tutto questo gli ha fatto bene. La voglia di riprovare ormai gli è passata per sempre. A sentirti parlare lo conosci molto bene. Glenn, in fondo, è il classico europeo che si ribella alla civiltà occidentale. E se ne viene qui a risolvere la sua crisi, divertendosi coi giocattoli balinesi, riti, bramini, magie. Glenn, ma mi dici come fai a resistere? Saranno sacri, ma puzzano maledettamente. Accompagna la signora fino alla barriera corallifera. Ci si va in meno d'un'ora. A quando torni, se non sono al bar, fammi chiamare all'ufficio del conterario. Ciao. Ci sono domande che a lui non potrei mai fare. Ah, per esempio quali? Non so, il marito la notte come si regola? Dormono qualche volta tutti insieme? Bada che l'apparenza inganna, perché la gente dell'isola è moralista malgrado la poligamia. Ma non è un po' sciocca questa curiosità? È meno sciocca di quello che pensi. E poi mi riferivo soprattutto a Glenn. Una strana vitalità esteriore. Dentro però senti in lui come un desiderio di annientarsi. Ti ripeto che per me rimane un po' un enigma. A lungo andare un enigma può diventare noioso. Forse noioso per te, che a modo tuo credi di averlo già decifrato. Io invece trovo che abbia una personalità interessante. Thank you.
Allora dobbiamo muoverci domani per il Ramayana. Presto, vi consiglio, io non vengo. Quelle musiche le ho già registrate l'anno scorso. Andrò a trovare Tillem. Lasciala in pace. Non preoccuparti. Tillem è uno degli uomini più inquietanti di Bali. Per Glenn. Dovresti conoscerlo, Dario. Non lo lascerò in pace. Spero prima o poi di cavargli di bocca almeno una parola. Scherza, sì. Purché non sia lui a chiudere la tua per sempre. Buon divertimento. Come, ancora a letto? Sono le 6. Vestiti, faremo tardi. Non me la sento di alzarmi, ho mal di testa. Carlo, può darsi che uscirò con Glenn. Sono curiosa di conoscere quello strano santone che non parla. Ciao. Una volta che incontro un vecchio, per me è come un miracolo. A Bali la durata media della vita non supera i 30 anni. Non lo sapevi? È l'età giusta per morire. Il mio amico Tillem ne è convinto. Qui i vecchi si sentono in colpa. Mi sembra un uomo così calmo, sereno. Capisco cosa trovi di inquietante in lui. Lo so io. Uno che si rifiuta di parlare con tanta ostinazione, prima o poi trascinerà qualcun altro nel suo silenzio. È già accaduto. Ma perché pretendi che parli proprio a te? Eravamo amici, lo siamo ancora. Eppure dai quasi l'impressione di aver paura di lui. Tillem è convinto che rimanendo su questa terra io sia destinato a soffrire e forse vuole aiutarmi. Ma aiutarti come? Attirandomi nel solo luogo nel quale non si soffre, per questo mi tenta con l'idea della morte. Ma perché? Per lui è uno dei modi di fare del bene a un amico. Cosa accadde di così strano a Karangasem? Un episodio rimasto oscuro. In cui magia e religione si sono confuse in modo sconcertante. Parecchi anni fa, il padre di Agung smise di parlare come Tillem. Allora il suo amico, il Rajah di Karangasem, divise con lui una noce di Betel. È il frutto di un albero che è sacro, qui nell'isola. Qualche mese dopo, il padre di Agung cessò di vivere. E a Karangasem, proprio nel giorno della sua cremazione, il Rajah compì un rituale magico e terribile, uno strano suicidio. Si concentrò con la ferma volontà di morire. Vuoi dire che seguì nella morte l'amico? Gli dei accolsero la sua invocazione. Ed è per questo che ti turba il silenzio di Tillem. Daria tentava di convincere Glenn che il fatto accaduto a Karangasem non era paragonabile al suo. Ma non ci riuscì, il silenzio di Tillem era lì, presente. Per Glenn l'unica soluzione era ricorrere a Bradford, un occidentale che studiava magia nera. E così il tuo Tillem non parla più. Ti fa paura, eh? E ti sei deciso a chiedere conforto al Balian. Perché? Cosa ti fa pensare, Bradford, che io venga qui per farmi aiutare dal tuo stregone? Un buon padrone di casa deve indovinare i desideri dell'ospite. Che ti serve? Una mano per il gran salto? No, non voglio nulla dallo stregone. E visto che pensi che sono venuto per questo, preferisco andar via. Fuggire è inutile, e poi è troppo tardi, sta arrivando. Quando il Balian si avvicina non mi sbaglio, lo sento. È uno dei vantaggi della magia, e ti sta portando un regalo. Non puoi rifiutarlo. Vedi?
Questa rana ha un grande potere, sai. È un simbolo come un altro. La magia, Glenn, è fatta di simboli, ma dietro i simboli c'è la verità. Quella verità che stiamo cercando sia io che tu. Le strade per cui la cerchiamo sono molto diverse e forse non si incontrano. Dammi retta, unisciti a noi. Vuoi convincermi a adorare una rana? Voglio convincerti che la mia magia è la sola che può condurti dove vuoi arrivare. Magari con un bel sacrificio umano, vero? La raggiungi solo con la morte, quella verità che cerchi. E questo lo sai benissimo, anche se non lo ammetti. Ma credo che non sarai mai capace di versare il tuo sangue. E il coraggio dovrebbe darmelo lo stregone, vero? Bene, rifiuta pure questo regalo. Accetta quello del tuo bramino, ma attento, può non essere quello giusto. Insomma, Glenn non accettò l'esorcismo di Bradford perché non si fidava di lui. Sì, e forse Bradford sarebbe riuscito a salvarlo. Ma era chiaro in Glenn il desiderio di annientarsi, di morire, sa. A Bali si diventa tutti un po' pazzi. Scusi, commissario dell'ospedale. Era all'ospedale. Sua moglie è ancora in camera operatoria. Si salverà? Lo spero. Lo spero per lei. Venga. Dunque, eravamo rimasti in mezzo alla magia, ai santoni, alle noci spaccate, agli stregoni bianchi e neri. Sì. Ma cerchi di venire al fatto. A sua moglie. Vede, Daria era stata colpita da quello che le aveva detto Glenn. Sa, mia moglie era una donna... è una donna sensibile. Il giorno dopo... andò da lui, ma solo per amicizia. Non era ancora successo niente fra di loro, di questo ne sono certo. Andò così per consolarlo, per fargli sentire che aveva degli amici. Voi due non andate mai con Glenn? Raramente. Perché? Lui va per lavoro. Non siamo capaci di aiutarlo. A me invece interessa. Dov'è andato oggi? Non lo so. Non lo sai? O forse non vuoi dirmelo? E tu? Tu perché non mi dici cosa vuoi da lui? Io da Glenn? Niente. Sei per caso gelosa? La pianta della gelosia non cresce così facilmente qui da noi. E tanto io che Bajar abbiamo fiducia in Glenn. Siamo sicure di lui. Ah, sì? Perché non mi credi? Che ne sapete voi dei suoi problemi? Cos'hai? Dimmi, stai male. Vieni, no. Ti porto a casa, vieni. Da Bradford. Ti prego, fa venire il Balian. Come? Ti sei deciso? No, non chiamarlo. Glenn sta male. Fallo tornare a casa. Ma di che ti mischi tu? C'è lui che me lo chiede. È venuto qui per questo, no? E allora? Che sta succedendo, Bradford? Glenn con me non ne vuole parlare. Perché ha fatto chiamare il Balian? Perché?
aiuterà la scelta a giocare con la morte. Ma sì, accontentiamo. Servirà solo a dimostrare una volta di più che è un vigliacco. Non sopporto questa litania. Va tu, io ti raggiungo tra poco. Uno non tenta di uccidersi senza motivo. Cos'è che ti sconvolge? Il silenzio di Tillem. Devo allontanarmi da lui. Sei venuta quassù? Mi stavo annoiando. Ho girato un po' per la spiaggia. E poi ho pensato di venirti incontro. Per vedere questo tempio così famoso. È un tempio come tanti altri. Ma non per te. Che segreto sei riuscito a strappare ai bramini? Hai saputo le formule magiche che adopererai il giorno in cui ti diranno che Tillem è morto? Perché è questo che stai aspettando qui. Ah, mi consideri un avvoltoio che sta aspettando la sua preda. Sei tu la preda e Tillem l'avvoltoio. Ma no, Daria. Avevo deciso di venire qui molto prima di interessarmi alla sorte di Tillem, alla noce di Bethel. Smetti di fingere con me, io ti leggo dentro, sai. Non puoi ingannarmi come fai con quelle due idiote che vengono ad assistere al tuo suicidio. Non devi offendermi. Io ho lasciato Carlo. Ti ho seguito fin qui per strapparti a questa follia mistica nella quale ti spingi come un pazzo sull'orlo di un abisso. Daria e Glenn stettero insieme due giorni. E io non ho mai saputo quello che successe fra di loro. Daria non me l'ha mai detto. E io non gliel'ho mai chiesto. D'altronde erano i nostri patti. Il nostro era un rapporto libero, aperto.
Si trattava di evasione di poco conto, storie di 2 o 3 giorni. Questa volta sentivo che era diverso, però. Era amore. Sì? Sono io. Ah, ho capito. Tienimi informato. Io non mi muovo di qui. Va bene. Allora? Sieda, sieda, non è la sua moglie. Ma chiami l'ospedale, io devo sapere. Lo saprà, lo saprà. Io non ce la faccio più. Vada avanti. E va bene. Certo, certo. Dunque, Daria era cambiata molto dopo quei 2 giorni passati a Samur con Glenn. Cambiata come? Ma non lo so, sembrava diversa. Era diversa. Se ne accorgevano tutti. Carlo! Ti credevo al Kampong, a imburrare panini per la festa di stasera. Per quello che interessa a me, la festa di stasera. Beh, sarai felice di partire per Karangasem, no? Oh. Ci è riuscito poi, Glenn. A cosa? A portarsi a letto tua moglie. Hm? No. Non ci credo, sai. Perché? Se fosse successo quello che pensi, forse mi vedresti molto più tranquillo. Matrimonio permissivo. Ricordi la tua profezia? Ah, Daria sei innamorata. È questo che vuoi dire? Affascinata, stregata, non so. E nei sentimenti tu non sei permissivo, vero? Vedrai che ti pianterà, preparati. No, non mi conosci. Non mi arrendo così presto alle profezie. Glenn, già che siamo alla notte degli addii, ve lo faccio io lo spettacolo delle ombre. Li diverto io i tuoi ospiti. E sta sicuro non ti vergognerai di Bradford. Levatevi voi, via, via! Sedete, sedete ombre, perché ora siete tutti ombre. E smettila, Bradford, hai bevuto troppo. Al contrario, sono lucidissimo. E te ne do subito la dimostrazione, cominciando da te. Chi sono queste due ombre? Questo è Carlo e questa è Brigitte. Vuoi un consiglio? Torna al tuo vecchio Dio, quel Dio che non parla. Il suo silenzio non uccide. È un silenzio che ci conviene, Glenn. Fa comodo a tutti, a tutti. È un pazzo. Quella notte, Glenn divise col suo bramino, Tillem, una noce di Bethel. Diceva che se fosse morto il bramino sarebbe morto anche lui. Ma... sì, era per impressionare Daria sempre di più, per allontanarla da me. Un ricatto d'amore. Una magia alla quale Glenn diceva di credere. Credi che sia arrivato il momento di dirci tutto quello che pensiamo? Se vuoi. Sì, ma devi volerlo anche tu. Devo dirti cosa penso di te e di Glenn? Ma via. Non è la prima volta che uno di noi due
scivola su una stupida buccia di banana. Ma ci siamo sempre rialzati, no? Come fai a sentirti tanto sicuro? Mi sembra tutto così diverso questa volta. E da sola non so se sarò capace di ritrovarmi. Da sola? Non sono qui io. Non sono pronto ad aiutarti, ma bisogna darmene il modo. Non devi chiederlo a me. Fa tu qualcosa, e subito. Partiamo, torniamo in Europa. E credi che basterà? Ma sì, del resto il libro andrà bene anche senza Carangasem. Ecco. C'è un volo tra 2 ore per Giacarta. Se dobbiamo andarcene, facciamolo subito. D'accordo? Senza pensarci 2 volte. Carlo, io non conosco il motivo di questa partenza improvvisa, ma forse è una decisione sbagliata. Ognuno è responsabile dei suoi errori. E tu dei tuoi. Se è per quello che ha detto Bradford, mi devi credere, tra Daria e me. No, senti, lascialo perdere, Bradford, e lascia stare mia moglie. Buongiorno. Ha portato i biglietti? Sì. Ecco. Tra mezz'ora dovete essere all'aeroporto. Siete stati fortunati. Gli ultimi 2 posti. Però a Giacarta siete in lista d'attesa per il volo Garuda per l'Europa. Mando subito un telex. Ti prego, lascia che gli parli da sola. Quello che tra noi non esiste. Perché? All'improvviso questa specie di fuga mi è sembrata assurda, intollerabile. Separarsi come dei nemici. Chi è che ha deciso la partenza? Tu o lui? Chi ha deciso di rompere ogni rapporto? Anche il più innocente, il più onesto. Non era più così innocente per me. Dario, perché dici questo? Che colpa abbiamo commesso? Ti ho chiesto mai nulla. Ci sono cose che non c'è bisogno di chiedere. Io ti amo, Glenn. E allora meglio andarsene, piuttosto che far soffrire gli altri o farsi del male. Io non te ne avrei mai fatto, credi. Ma ormai a che serve? Sono venuto solo per dirti addio. Ora so bene che non ci rivedremo mai più. Perché lo dici con tanta certezza? Glenn, mi fai paura. Io andrò lo stesso a Carangasem. Le accuse atroci che mi fa Bradford le smentirò. Stanotte ho diviso una noce di Bethel.
con Tillem. Aspettami qui. Glenn ha fatto un patto di morte con Tillem. Va incontro alla sua fine e nessuno potrà fermarlo. Ma la sua salvezza può dipendere da me. Sento che devo aiutarlo, seguirlo. Non bisogna impedirmelo. Ti prego. Che ti succede? Che ti ha detto Dario? Ah, non lo sai? No! Carlo! E vattene pure con lui, ma per sempre! Avevo sempre preso in giro Glenn perché cercava la risoluzione dei suoi guai con la magia. Ma ora pensavo anch'io che quella poteva essere l'unica cosa a cui ricorrere. Non potevo accettare di essere sconfitto da una paura così assurda. La paura che Daria aveva per la morte di Glenn. Riti magici, Balian, maschere di legno, noci di betele, patti di morte, balle! Volevo dimostrarne la falsità, l'inganno. Dovevo provocare la magia e i suoi sacerdoti. Obbligarli a scoprirsi, ad agire. Sempre qua, eh? Hai saputo di Bradford? L'hanno trovato stanotte presso il tempio di Samur. E noi che lo chiamavamo buffone. Tanto ha detto che l'ha fatto. Chissà perché. Sacrificarsi in quel modo.
Tillem, questa è un'isola di pazzi sfrenati. Ah. Bisogna ammettere che il suo Baglian è stato più bravo di te col suo apprendista. E tu che aspetti? Che aspetti per accontentarlo, il tuo bravo discepolo? Eh? Stammi a sentire, vecchio. Se sei davvero quello che vuoi far credere, dammene la prova. Io non ci credo alle tue magie. Ma se è vero che devi crepare, Tillem, fa presto e portati appresso quel bastardo. Non l'hai ancora capito che ti sfugge? E non lo ripigli più. Avanti. O penserò che il tuo silenzio è una buffonata e quella statua per te è solo un riparo dalla morte. Glenn, le due mogli e Daria si trasferirono ai piedi del tempio di Karangasem. Un luogo deserto, una palude desolata, in un'atmosfera fatta snervante dall'attesa di qualcosa che doveva accadere. Ti cercavo, Glenn. Te ne avrà già parlato Irsak, ma voglio che tu lo sappia da me. Non so neanche io stanotte cosa mi è successo, ero fuori di me, sai. Io qui non resisto più. Mi sento responsabile... Il responsabile sono solo io. Avrei dovuto prevedere che prima o poi questa convivenza sarebbe diventata insopportabile per te. È stato uno sbaglio. C'è Carlo. Ho pensato che senza il capitolo su Karangasem al libro sarebbe mancata la parte più eccitante. Mi sono sistemato laggiù, al villaggio. State tranquilli, non vi disturberò. Anzi, mi metto subito al lavoro. Ci vediamo su al tempio. Ah, sai, questa statua è per te, me l'ha data Tillem. Chi te l'ha data? Tillem, prima di morire. È morto ieri a mezzogiorno, non lo sapevi? Satu keinginan besar, satu konsentrasi yang dalam. Kematiannya sangat indah. Thank you.
Ho sete, vorrei qualcosa da bere, Irsak. C'è del vino di riso nella cesta. Vado a prenderlo. No. Perché non ci vai tu? Torno in Italia. Non lo so, ma Glenn morì proprio come aveva previsto. E in fondo voluto. Mi aveva fregato. E così sua moglie tornò in Italia insieme a lei? No, io tornai da solo. Da Bali. Per tutto questo tempo ho aspettato che lei tornasse, che si facesse viva. Niente. Ero come un pazzo. Non sapevo nemmeno dove fosse, capisci? Poi, 3 giorni fa. Sì, 3 giorni fa. Ero con un amico che mi stava proponendo di tornare a lavorare. Sa, da tempo, annoiato e sfiduciato, avevo abbandonato la mia attività. Senti, io scrivo il testo e tu fai il tuo mestiere che lo sai fare. L'editore ce l'ho e non fa questione di soldi. Che l'idea è buona, perché è una ragione per muoversi, per tornare ad essere una persona civile, una persona attiva. Ma dove vai, Carlo? Carlo?
Vedrai, è tutto come avevi lasciato. Vieni. Chiudi. Brava. Allora d'accordo, restiamo qui 2 o 3 giorni senza muoverci. 2 o 3 giorni? Certo. Daria. Sì, Carlo. Daria. Daria. Sei pronta? Eccomi. Va bene così? No, i capelli non così. Giù. Ecco, va bene così. Vieni. Hai scelto proprio il vestito giusto. Sei bella. Tieni questo. Vieni. Ecco, aggiustatela tu. Ecco. Lo champagne per la cucina orientale non è molto indicato. Comunque, alla salute. Ma proprio con questa musica dobbiamo mangiare? Amore, è il gamelan, non ti ricordi? A Bali sempre mangiavamo al suono del gamelan. Ma come faccio? Non hai ancora imparato, eh? È semplice, guarda. Una bacchettina qui, l'altra lì, si stringe. Sì, ma io non ci riesco senza forchetta. Tieni, se non ti nutro io, sai, muori di fame. Vedi? Ci sono riuscita anch'io. Ah, bello. Scusa, mi dispiace. Figurati. Aspetta, niente, sai, un momento. C'è la carta d'identità. Donna, è fuori pericolo. Mia moglie... E allora andiamo da lei, perché io non posso. Non posso aspettare. Nella borsetta abbiamo trovato questo documento. Non è sua moglie. È una prostituta. Ed è anche schedata. L'ha riconosciuta perfino il suo protettore. Ma perché mi ha raccontato tutte queste storie? Ma no. Allora anche lei... Allora anche voi... Siete come me. Come ero io. Vi fermate alle cose, ai nomi e alle apparenze. Che cosa vuol dire? Una prostituta, cosa vuol dire? Abbiate un po' di immaginazione. Come loro. Come Bali, come quelli che io prima disprezzavo, che sanno vedere le cose in altre cose, sanno vedere gli dèi negli oggetti, sanno vedere un dio anche in una semplice noce di Betel. Io lì vedo Daria perché ho imparato a materializzare il desiderio di lei. Io la vedo in questo letto, la vedo. La vedo nelle cose che sanno di lei. La vedevo in quella donna che per me era Daria. È Daria. E questa sarà sempre Daria. Sempre per me. Ecco, questa. Allora, se non mi capite, allora peggio per voi. Aveva ragione Tillem. Aveva ragione Glenn. È meglio il silenzio. Avverti subito il procuratore. Ah, commissario, hanno telefonato dall'ospedale. La donna è morta poco fa. Sarà una combinazione. Ma tutto si svolge secondo le regole di questa maledetta magia. Io devo fare il verbale. E cosa scrivo? Che sono morti per magia? E poi cosa c'entra questa noce di Betel? Beh, vedi, fai conto che tagliandosi la gola con quel vetro, lui è come se avesse dato un'altra coltellata a quella disgraziata, cioè alla moglie. Insomma, a quella donna. Ma io credo che sia tutta una suggestione. Un caso. A Roma certe cose non succedono.